Non lo sappiamo. È interessato solo nel caso. Interessato solo nel caso che non avesse lui soggetto. No. Va bene, allora siccome avete tutti la pancia, questo chiudo la porta, se no poi dopo mi sentono e si lamentano. Poi ci sono gli spiffari. Siccome avete tutti la pancia piena, e state per addormentare, vi sottopongo un piccolo... Alberto, neanche le porte non per stasera. No, ma diciamo in bisogno. È altro, infatti. Un piccolo test, vediamo se le vostre, che poi dopo vi spiego anche perché. Vediamo se le vostre conoscenze musicali sono. Abbastanza mi dichiaro battuto a origine. Quello che sentite ora è un complesso andino con il flauto andino e con la chitarra andina del Perù, però suonano una musica di un compositore europeo. Vediamo se uno se riconoscete il compositore, due se riconoscete anche il brano, che non è così. Chi ha scritto il pezzo originale da cui il signor Ruscello? Sì, il signor Ruscello, esatto. Vabbè, visto che non lo sapete, te lo dico io. Questo qui era tratto da BFV 1033, che è la sonata per flauto e basso continuo di Johann Sebastian Bach, in do maggiore. Va bene, perché parliamo di audio? Allora, andiamo subito un altro piccolo test. Tutti pensano che lo ascoltiate, è vero questa nota? Sì. Se non l'ha sentita andate subito dal dottorino. Questa? Sì, è vero. Questo è un tono a 4 kHz. Questo? Sì, penso che l'ho ascoltato tutti, no? È a 5120 Hz, poi dopo vediamo il perché. Questo? Chi è che non lo sente? Alza la mano. Ah sì, non lo sente. Allora devi farti una bella visita. Questo è un tono a 8270 Hz. Ora io lo sento girando la testa ora da un ora dall'altro. Allora vediamo. Devi rifacciare. Hai le orecchie in controfase, Giovanni. Qualcuno sente una nota? Sì. Beh, diciamo che avete un udito migliore del mio, perché io a. Io a 12 kHz non lo sento più. Vabbè, però diciamo che chi è più giovane di me, che ha la mia bella età, ancora ha le orecchie che funzionano. Vabbè. Ma tu hai altro che funziona. Io pure. Ok. Annunziamo cani, diciamo che non ci arriviamo a queste frequenze. Questo fra l'altro è il mio povero e compianto ringhio, che un paio di anni fa ha terminato il suo onorato servizio dopo 15 anni di esistenza. Era un cane fantastico. Ho detto però, magari qualcuno, perché qualcuno, diciamo, che magari è. Però i cani, infatti, sono 16.000 periodi. Anch'io nel 1958 mi ha fatto un test a 16.000 settimane. Quando uno è giovane, diciamo che allora c'è mia nipote che ha 12 anni, io mi misi un generatore antigatto in giardino che quando c'è. C'è un sensore, quando sento un movimento emette una nota acutissima, che in teoria dovrebbe dare fastidio ai gatti. Io assolutamente non la sento. Un giorno c'era lì la mia nipote, 12 anni, ma cos'è questo fischio? Lei a 12 anni sentiva, so, 20-25 mila, quelli che erano Hertz, che purtroppo passati i 20 anni, eccetera, non si sentono più perché
diciamo che l'orecchio interno va a farsi fottere, tanto per essere chiaro. Tra l'altro una cosa interessante che ha capito ad Angelo, aveva una radio K2NP, aveva una radio che non riusciva a sopportare, perché fischiava, fischiava, e la portò dal negoziante, dopo lì ci furibonde, si accordarono perché il negoziante accendeva e spegneva la radio nel retrobottega e lui diceva lo sento, non lo sento, e scoprì che erano le coppiglie dell'elevatore di tensione per il display che generavano un segnale non so quanti kilowatt, e Angelo li sentiva in è questione appunto di addietro, vede ancora delle buone orecchie. Comunque diciamo che c'è qualcuno che come si vede qui che assomiglia un po'. Che assomiglia un po' ai cani. Allora, però c'è qualcuno nella terra come si può dire, qua del Bockwurst, che tra l'altro fatti alla piazza sono molto buoni, che ha deciso di inquinare l'etere luminifero, che è quello che prima dell'esperimento di Michelson Morley si pensava che esistesse, eccetera. Poi Michelson e Morley con la famosa tavola che galleggiava sul mercurio dimostrarono che l'etere non esiste, e da lì prese fra l'altro appunto Einstein, vabbè, questa è tutta un'altra discorso. Allora, hanno cominciato a fare delle trasmissioni a 5120 ed 8270 Hz, diciamo, e cioè questo modula l'intensità della luce con queste frequenze? Diciamo che c'è, no, quale luce? Sono onde radio. Onde radio, ah scusa, proprio trasmettendo questo modulo l'etere luminifero. Dei fotoni che inquinavano l'etere luminifero. Ho capito chi ha ispirato Giulio nelle sue vibrazioni, eri tu. No, diciamo che l'energia di un fotone è data da H, dove nu è la frequenza, e avevano un'energia corrispondente alle frequenze di 5120 8270 Hz, che sono quelle che vi ho fatto sentire prima. Sono fotini. Secondo Newton sono fotoni. No, sono fotini. Ma per Newton erano particelle, e più bassa la frequenza più grande. Comunque, detto tra parentesi, hanno il record di ricezione degli 8270 Hz. Sapete quanto è stato? Di 7.000 km. A 7.000 km hanno ricevuto con una tecnica che adesso vi mostrerò, hanno ricevuto gli 8.270 Hz. Avevo un'antenna lunga 7.000 km. Non sono le frequenze che usano per comunicare con i sommergibili. No, aspetta, buono lì. Quando devono parlare con un sommergibile usano le onde corte, però se il sommergibile è sotto il mare, diciamo che le onde corte ci vanno giù, allora mandano un segnale che indica al sommergibile che deve emergere. Questo segnale è alla frequenza per gli americani di 78 Hz e per i russi di 82 Hz. Allora, l'82 Hz russo, sistema ZEVS, esatto, è correntemente in servizio, sì, e si riceve benissimo. Sì. Ed è il wake up. Gli americani hanno smontato tutto e per motivi di costi e per motivi ambientalistici avevano due stazioni trasmittenti nel Wisconsin a 78 Hz, le hanno smontate ormai 15 anni fa. Annapolis, Michigan. Sì. Si narra, ma non ho la cosa sicura, si dice che vadano via laser dai satelliti a una frequenza tale che riesce a essere vista per cosa di invasione. Diciamo che non sono in contatto con i servizi segreti. Esatto. Non posso. Se no, la comunicazione è in onda lunga, dai 30 ai 60 kHz, ma quelle frequenze lì ricevi soltanto a 20 metri sotto. E a 20 metri sotto qualunque satellite ti vede e qualunque nave con magnetometro. Quindi è pericoloso. No, diciamo che quindi perché la logica era quella di avere un segnale di wake up, oppure di scatena all'interno, no? Esatto. Codificato. Sì, sì, diciamo, esatto, che il problema era non far vedere dove è il sottomarino. Esatto. Ma lo stesso, perché se quando comunica lo becchi, di rifiuto, sì, diciamo, emette, ma se si limita ad ascoltare ed è basso, è teoricamente invisibile. Esatto. Quindi lui può venire su, lanciare, tornare giù. Diciamo che quella rete, ai tempi della seconda mondiale, che chiamano Mammut, che era quella rete, quel trasmettitore micidiale che era dalle parti, non so, in Germania, non so dove fosse, e che credo fosse, la potenza che fosse intorno a Megawatt. Le antenne, e, non lo so. E
comunicavo che mi sono messo con il bot in immersione. Ah, beh, sì, quelli sì. Comunque, diciamo che io, va bene, forse io vivo a 17.000, però non forse sono a cazzate. Diciamo che lo è 0,82 Hz, come diceva Marco, è ancora tuttora in funzione. Ed è, diciamo, diciamo, quando lo si riceve è brutto segno, che vuol dire che ma come è proprio 5.000. Ora, perché avevo scelto quella? Allora, allora, 8.000. No, vabbè, vabbè, ora il perché della frequenza esatta non lo so e non lo hanno comunicato. Diciamo che tutto è nato dal fatto che in Germania, dove questi signori hanno cominciato a fare queste puttanate, la frequenza al di sotto della quale non occorre alcuna licenza è 9 kHz. Al di sotto di 9 kHz puoi trasmettere quello che ti pare senza licenza. Forse allora non sono comunque multipli dei 50, no, 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 dei no, 60. No, sono prime rispetto a quelle frequenze lì. I 9 kHz, perché quando c'era ancora il sistema di radionavigazione Omega, il canale più basso dell'Omega era 9,2 kHz, quindi lo spettro radio parte per convenzione ITU da 9 kHz, anche sì, se esatto, lì non c'è più nulla. Sì, però sì, le alfa russe, la più bassa è attorno agli 11 rotti, e l'alfa è attivo, è attivo quando hanno soldi per pagare la corrente. Esatto, esatto. Io infatti diciamo che io alle alfa russe, diciamo, che le ricevo abbastanza bene e mi preoccupo quando le ricevo, perché sono, vuol dire che c'è uno stato di guerra o di tensione, perché che non sono sempre attive. Se si decidono di spendere i soldi per attivarle è molto semplice. E quella da 11 kHz mi pare che sia Krasnodar, se non sbaglio. Sì, 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 non, vabbè, comunque diciamo questo per principio. Vabbè, è ovvio che a queste frequenze qui le antenne hanno delle efficienze paurosamente basse. Con un kilowatt, perché poi chiaramente non è che hai delle antenne di chilometri, hai antenne di 100 metri al massimo. Per cui diciamo che mandi un kilowatt, escono dei microwatt, tanto per essere come EIRP. E tanto è vero che questo è un... E diciamo che ci sono dei problemi con l'efficienza bassissima delle antenne e le dimensioni delle bobine di accordo. Questa è la bobina di L7NN che purtroppo, al quale purtroppo è un paio di settimane fa è scaduto l'affitto della sua componente materiale, detto in parole povere, e ha tirato le cuoia. Per cui diciamo che purtroppo... Adesso porto nella bobina d'accordo. Sarcofago in rame. Diciamo che io diciamo che dopo vi faccio vedere un possibile segnale che io ho ricevuto di L7N e ne se ne parla più. Quindi diciamo a queste frequenze ci sono questi problemi qua, ecco. E diciamo che tutta la potenza, l'energia va a riscaldare in ombrichi, e il segnale che arriva sul ricevitore è di tanti ma tanti decibel al di sotto del livello del rumore, per cui assolutamente non è che puoi fare la sintonia ascoltare, eccolo qui, no, cioè, devi sapere esattamente su che frequenza è e poi devi sfruttare quello che si chiama il processing gain. Il processing gain, diciamo, adesso vi faccio vedere una cosa. Un americano a molti anni fa, quando uscì il Perseus, disse, ma no, il Perseus c'ha un convertitore da 14 bit, sono 6 di bit per bit, 6 per 14 fa 84, ha una dinamica di solo 84 bit. Allora io disse, te sei una testa di cazzo, detto in inglese, testa che pure, minchia, te sei una testa di cazzo, perché e gli mandai questa qua. Diciamo, quando fai un downsampling, se campioni una certa frequenza e poi fai un sottocampionamento a un'altra frequenza, se riesci a far stare tutto il segnale all'interno di un filtro, tutta la parte che va dalla fine della banda passante del filtro fino al Nyquist è tutto noise che butti via, per cui hai un guadagno in termini di S su N che è dato da questa formula di fatto. Perché da questa formuletta qua?
Per cui questo è proprio un esempio basato su Perseus, che c'è un RTC2206 che ha un tiro a 80 MHz. Se si facesse un downsample a 100 kHz, poi in realtà è ancora inferiore, e poi un SSL di 115 decibel, è molto rispettabile. E poi i bit buoni quanti sono? Diciamo che gli Enob 11 e mezzo, che gli Enob sì, appunto, quello. Il problema è che il 16 bit ne ha 12. E il 24 bit che ora vi faccio vedere, che io uso, diciamo che se ne ha 19 è già tutto grasso che cola. Vabbè, comunque, diciamo che l'unica preoccupazione che deve avere è che questo maledetto bastardo funzioni, ecco. Tengo buon uomo. Devo far Alberto, sì che... È rosso. Insomma, è un colore che non mi piace. Per questo che ho detto che è rosso. Qual è? Quello in basso. Quello più in basso. No, ma è perché è in basso, sì. Carlo, sono quasi tutti e due ore, Alberto, il pollice è detto. Buon che sia opponibile, questo qui. Scendi di uno. Quello è rosso. Ecco perché non lo vedevo. Allora, sì, devo solo preoccuparmi che la banda passante sia, che il segnale stia tutto nella banda passante del filtro, sia FIL che IR che ci mettono. Quindi occorre che la precisione di frequenza sia assoluta come la stabilità, perché poi vado a delle bande passanti piccolissime, e la precisione occorre perché io, siccome la sintonia non posso farla all'orecchio, devo sapere in partenza su che frequenza è lui, che deve essere anche lui esattamente controllato, e quindi devo andare lì, eccetera, eccetera, no? Per cui si usa il GPS di Hopbit come clock, perché comunque hai sia la stabilità che la precisione, quindi diciamo che vanno di moda di 44.7 microhertz con banda passante finale, 44.7 milionesimi di hertz, che diciamo, se fatti tutti i conti con le frequenze di gioco, implicano una precisione di 5.5 parti su 10 alla meno 9, che un GPS di oggi ce la fa con tutta tranquillità, diciamo che quelli buoni arrivano da 10 alla meno 12. Però diciamo che come dicono gli americani, il pasto gratis non esiste. Cosa vuol dire? Che c'è da pagare un prezzo, il tempo. Tempus fugit. Cosa vuol dire? Allora, chi si è divertito in vita sua a masticare un po' di digital signal processing sa che la dimensione del bin di una FFT è data dalla frequenza di campionamento divisa per la dimensione del buffer. Per cui fate tutte queste formule, si vede che se vuoi avere un bin size di 44.7 microhertz devi acquisire segnale per 6.2 e spiccioli ore. Per cui devi metterti lì, far sì che il tuo PC accumuli, e poi dopo puoi fare un'analisi in frequenza arrivando a una risoluzione di 44.7. Perché parte da un mega di campionamento? Eh? Perché parte da un mega di campionamento? Come un mega? Allora c'è scritto un mega. No, la sampling frequency è... Aspetta, no. Sarebbe 1 diviso 10 alla meno 6 per... Qui è 1! Perché il micro, quindi lui ha già spostato... Non è un mega. Questo è indipendente dalla frequenza di campionamento. Se vuoi avere un design... Vabbè, allora, questo come ho scritto... Perché sopra invece sampling frequency, no? Sì, no, sì, no, sì, sì, ho capito. Diciamo che ci sono tempi che
o ti piace guardare l'erba che cresce o aspettare che la vernice che hai dato al muro asciughi, comunque diciamo che non sono adatti a un essere umano. Un task adatto alla stupidità paziente di un computer. Io anni fa avevo preso il mio PC per il collo e l'avevo obbligato ad abbassarsi a questo ingrato compito, come ho scritto, scrivendo un software che si chiamava Argo. Argo, come il Marco Bruno che non sta ascoltando probabilmente si ricorda, fu usato una ventina di anni fa per ricevere le trasmissioni a 137 kHz e ho ancora la cattura schermo di una trasmissione fatta da lui a 137 kHz, se vuoi te la mando. E diciamo che questo era Argo che appunto riceveva la bassa frequenza di un ricevitore e ti faceva vedere il waterfall, diciamo, con varie risoluzioni che potevi tu selezionare, eccetera, eccetera. Diciamo che 20 anni fa era molto usata questa tecnica, oggi si usano altri metodi. Comunque diciamo che Argo è tuttora in uso, in particolar modo negli Stati Uniti, dove l'hanno il watering hole, con il cavallo a 182 kHz, e lì usano tutti Argo. Diciamo che oggi però esistono dei device out, Argo catturava 48 kilosample per secondo, faceva un downsampling a 6 kilosample per secondo, quindi Nyquist era 3 kHz. Per uso QRSS, prendendo l'audio dal ricevitore, erano più che sufficienti. Oggi però si trova sul mercato con prezzi inferiori a 100 euro, queste e anche altre, device audio che si collegano a porta USB di un computer, che campionano a 192 kHz per secondo con 24 bit nominali, quindi a lei non sarà, come dicevo prima, se va bene, di 19. E diciamo che io le ho confrontate bene o male, forse è un pelino migliore come SSN e la Behringer, ma comunque la stessa moriga. Diciamo che comunque le ho tutte e due collegate al computer, ho un'antenna mini whip che posso collegare all'una o all'altra e poi adesso vediamo che cos'è. Alberto, una domanda. Queste schede campionando a 192 kHz al secondo, il filtro d'ingresso è sempre a 20 kHz? Ah no, allora se fosse a 20 kHz le prendi che le butti via. Che cazzo ti... No, la domanda è, no. Visto che l'hai provato. No, infatti diciamo io ho visto lo spettro, diciamo che... Arrivano fino a 80 kHz? No, in teoria fino a 60, insomma. Il Nyquist di 192 è 96, per cui sì. No, perché la cosa interessante era se se avessero un filtro a 20 kHz, che cazzo te ne fai? L'idea poteva essere, dato che campiono alto, posso avere un filtro che taglia 20, ma che non è così. Se vi ricordate, tanti anni fa ero di moda, era diciamo un plot di marketing, diciamo che c'erano, mi pare fosse i CD a un bit, che hanno, per fare un bit è molto semplice, metti un comparatore senza segnale e al di sotto del livello di soglia è 0, se al di sopra è 1, quindi ecco, ho fatto una DC ad un bit, però campionavano a 20 MHz, poi portandolo giù alle frequenze dell'Hi-Fi, 20 kHz, 20 MHz, 20 kHz, ecco che quel 1 bit diventavano 16 bit, quindi e tutti si vantavano, cioè abbiamo un bit, cazzo, diciamo che non era un... era una chiappa citrulli, perché era... Vabbè, comunque... Però se funzionava... Vabbè, sì, per carità, era tutto un risparmio per loro, Vabbè, quindi diciamo che avendo questa possibilità di campionare a 192 kilosample, mi confondo sempre, diciamo che si aprono delle nuove prospettive, perché siccome hai
Nyquist a 96 kHz. Diciamo che poi collegando la mini whip senza nessuna radio, collegandola direttamente all'ingresso di linea della scheda audio, poi riceve la SAQ che è a 17.2 kHz e la JJY a 40 kHz che è il campione di tempo e frequenza giapponese, la MSF che è a 60 kHz che è a Antwerp che è al confine tra la Cumbria e la Scozia, la RBU che è 66.6 periodico, io chiedo 66.6 periodico, che è un campione anche questo di tempo e di frequenza russo, e la è la DCF77 che tutti. Siamo stufi di sapere cos'è. Che tutti. Siamo stufi di sapere cos'è. Esatto, che tutti, appunto, so, lo sapete. Allora, diciamo che decisi di fare la versione 2 di Argo che potesse appunto sfruttare la capacità di questi device audio, e già che c'erano ho aggiunto oltre al waterfall, che è quello, diciamo, che fa vedere anche lo spettro, già che ci sono faccio vedere anche opzionalmente in aggiunta al waterfall faccio vedere anche lo spettro, e poi già che ci sono oltre agli originali B-size del vecchio Argo ha aggiunto altri 3 B-side e arrivo anche io a 44.7 microhertz, perché diciamo, si può andare a scavare dentro il rumore diciamo che una FFT a 44.7 microhertz ha bisogno di un buffer di 2 alla 23 e elementi che sono 8.138.000 spiccioli campioni ognuno di 32 bit perché diciamo che altro che 150 millisecondi qua deve andare un FFT con velocità paurosa, perché fare un FFT di 8 milioni di campioni costa. Sì, ma quelli ti sono arrivati in che tempo? Gli 8 milioni di campioni, quanto ci hai messo per raccattare? Quello è il tempo di acquisizione, poi il tempo di fare la FFT, diciamo che se non è in tempo reale, io se schiaccio un bottone, diciamo dopo una frazione di secondo, vedo lo spettro degli 8 milioni di campioni. Che ci hai messo un tot. E ci ho messo un tot, vabbè, ma il concetto è, sì, d'accordo, hai ragione, ma è inutile avere un picco secondo se ci ho messo 3 ore a recuperare. Sì, però voglio dire. No, non voglio aspettare altre 3 ore, ma se aspetto 3 minuti va bene. Calcolare la posizione successiva è 6 ore. No, appunto, adesso diamo tutto. Allora, perché ho scritto B-size e non risoluzione? Perché altrimenti Nico si arrabbia. Io questa l'avevo fatta pensando che ci fosse anche lui, purtroppo lui adesso non c'è, comunque diciamo che e la Windows, lui me lo disse una volta, ma la Windows è vero, diciamo che per passare da B-size alla risoluzione occorre tenere conto della Windows. E ragione, però aveva ragione parzialmente, perché allora io in questo software ho mai visto la possibilità di privilegiare la risoluzione in tempo o in frequenza a scelta dell'utente. Se privilegi la risoluzione in frequenza, siccome è un flusso continuo non interrotto di dati, cioè che si attacca l'uno al dato con continuità, io posso usare quella che è la finestra di Bartlett, cioè che è il cosiddetto box card, che è una Windows che è tutti 1 e 0 al di fuori, quindi diciamo che in pratica non applico nessuna Windows. Se invece scelgo di privilegiare la risoluzione in tempo, allora applico la finestra di Han, che tutti o quasi tutti erroneamente chiamano Hanning, perché? Perché siccome esiste quella di Hamming, allora per analogia a quella di Han, che è il matematico che l'ha studiato, cioè Hanning, ma è la finestra di Han, H-A-N-N.
scusa, è come quello che diceva, mi piace molto Baccarat, che l'altro gli rispondeva, Bianca Beethoven, anche non è mai. Sempre era un Ford. Vabbè, ok. Questo non l'ho detto. Niente, niente. Piano concerto del centro metropolitano. Allora, questo è Arlo, versione 2. Ora qui ho fatto vedere solo il flusso logico. Questo diciamo che è un sistema che ha alcuni thread. Per esempio qui il device audio, che è la UMC202HD1 di quelle due schede, riempie un buffer. Quando il buffer è pieno aziona un semaforo che fa scattare un altro thread, che è quello che prende questo buffer. Nel mentre che viene elaborato questo buffer, appena riempito, intanto viene riempito il buffer, va in parallelo e riempie il buffer successivo, e così via per la FFT, eccetera, eccetera. Diciamo che sono dei thread che si parlano con dei semafori, con un soldato. Comunque, come flusso logico è questo. Mi arrivano i campioni a 192 kHz dal device audio, faccio una trasformata di Hilbert che mi dà I e Q, sempre a 192 kHz. Poi porto questi, diciamo, questa la frequenza che ho ricevuto, la porto a 150 Hz come frequenza centrale, con da un converter con una NCO, un oscillatore numerico, che lui poi ovviamente inquadratura di fase di IQ, e siamo ancora a 192 kHz. Poi faccio un downsampling, porto i 192 kHz a 6 kHz, a 6 kHz sample, con una cascata di divisori di filtri IR half band, che è quel divisore che ti fece vedere, che ti piacque fra l'altro. Sì, e poi lo reimplementai con dei divisori che ho fatto. Vabbè, diciamo che questo qui sono divisori che ho usato più di un programma, che funzionano alla perfezione. Poi, se voglio una delle tre risoluzioni più basse, applico un secondo downsampling e porto a 375 campioni al secondo. Poi ho ancora, diciamo, I e Q, faccio una FFT complessa, faccio una normalizzazione della magnitudine dell'FFT, che mi serve poi per lo specchio. Poi applico un mapping dinamico per fare la magnitudine e la luminosità dei pixel del waterfall. Qui ho usato una tecnica che imparai casualmente e che viene usata nei radar. Come fanno i radar a stabilire qual è il rumore di fondo? Fanno un sort delle magnitudini e poi prendono il quartile di ordine inferiore. Il quartile di ordine inferiore delle magnitudini per il radar è il rumore di fondo. E cazzo, io ho usato questa tecnica e funziona. Perché io vedo che il waterfall è indipendente dall'ampiezza del segnale che mi arriva, perché il waterfall in pratica ti fa vedere la luminosità di pixel come S su N. Diciamo che la luminosità è proporzionale ad S su N, indipendentemente, abbastanza indipendentemente dall'ampiezza effettiva e assoluta del segnale che arriva. Diciamo il refuzzling, quello che ha fatto all'Ira, ma no, questo è un sistema che non mi piace perché voglio vedere in assoluto la luminosità, sono scelte, tu fai in certo modo perché a te piace in quel modo lì, a me piace avere un AGC, per così dire, su waterfall, nel senso che è indipendente dalla pietra. Non vuoi vedere tutto bianco, tutto nero, ma vuoi vedere la differenza. Io, esatto, voglio vedere in pratica il rapporto S su N del segnale che mi arriva, quindi la luminosità di pixel che fanno i waterfall è proporzionale all'S su N, non all'ampiezza. E è una tecnica che effettivamente va. Infatti, adesso, questo è un esempio... Ah no, pardon. Qui vi ho fatto vedere
NCO, che è un oscillatore numerico. Come è fatto questo oscillatore? Questo è interessante, almeno secondo me. Come è fatto questo qua? Diciamo che lo misi appunto quando feci questo qua, che se mi ricordo bene, presentato in un passato convegno qui. Sì. Questa qui è una schedina dell'STM. Quello diciamo, del contest per... Sì, quello lì, sì. Yeah. E fece su questa schedina qua questo software, che anche questo qui, collegandosi alla cosa, all'antenna di NeWeb, poteva ricevere fino alla parte bassa delle onde medie, quindi anche Rai 1. E anche qui c'era bisogno di un oscillatore numerico per fare una down conversion. Allora io dissi, beh, ok, esistono i DDS, prendiamo un esempio da come funziona un DDS e lo facciamo in code. No, voglio dire, o meglio, sì, diciamo che lo finisce che funzionava. Però se ti vuoi spostare di un centesimo di hertz come frequenza, hai bisogno di una tabella di coseni da qui a Londra. Per cui diciamo che non è in pratica... Perché diciamo se vuoi cambiare di un centesimo di S devi avere una finezza di tabella di coseni enorme, per cui diciamo che non è una cosa fattibile. Fortuna volle che dessi un blog su internet di Rick Lyons e mi viene in mente il multiplier che tutti voi, io penso, quando eravate pantaloni corti facevate, e se vi ricordate bene, se lo spingevate proprio troppo, cominciava ad oscillare, perché arrivava alla soglia dell'oscillazione, poi per incertezze dovute al fatto che era roba analogica, cominciavano ad oscillare. Invece con i numeri puoi impostare esattamente il criterio di Barkhausen, che come dire, il modulo è dell'amplificatore della rete di reazione S1, e l'anomalia deve essere un multiplo intero di 2. Se lo imposti in questo modo, è un oscillatore numerico perfetto. Poi adesso questo blog di Rick Lyons che diceva che si poteva fare con due filtri a risposta infinita all'impulso collegati tra di loro. E allora dici questo qua. Questo è l'oscillatore. Sono due filtri IR che gli dai in input il seno della frequenza che ti interessa e il coseno della frequenza che ti interessa. Lui sputa fuori qua I e Q, sputa fuori diciamo la parte reale, la parte immaginaria della frequenza che ti interessa. C'è un per questo logico. Allora, quando io lo implementai per la prima volta sul duo della Elard, un giorno mi si disse, sintonizzai, non so se era Rai 1, ma con della musica, ascoltavo, passa un quarto d'ora e sento che piano piano la musica si affievoliva. Cazzo, ho sbagliato qualcosa, dice, e mi dice, ho sbagliato mai. E ci vuole un po' per capire il perché. Non è che il fatto è che il processore della STM, che è usato sia nel duo che in quell'altra board che vi ho fatto vedere, è un processore che ha il floating point, per fortuna, perché sennò era impossibile farlo, in singola precisione. Avendo il floating point in singola precisione, c'erano dei piccolissimi errori di arrotondamento che nel tempo, arrivati a un quarto d'ora o giù di lì, abbassava e disse, allora aspetta a me. Misi un fattore correttivo sull'amplificazione, che è questo G. Questo G, diciamo, c'è un circuito, tra virgolette, non è un circuito fisico, è codice, che va a controllare la ampiezza del segnale che esce fuori, ha una media temporale,
di 5, 10, adesso non me lo ricordo, 5, 10 minuti, molto lunga, e mantiene proprio al pelo l'ampiezza esattamente a quella che deve essere, diciamo che è una media mobile ma estremamente lunga, in modo tale che si notano anche delle piccole variazioni, ma non ci sono dei salti, proprio, diciamo che le correzioni all'ampiezza che vengono fatte sono piccolissime e non te ne accorgi, tanto è vero che il duo funziona bene, nessuno ha avuto niente da ridire e funziona con questo NCO qua, anche il duo. Quindi diciamo c'è questo NCO che è un generatore che come cicli di CPU costa pochissimo e da I e Q ed è diciamo sintonizzabile a passi anche di un millesimo di Hertz, per cui cosa vuoi in più? Allora, questo è un esempio di ricezione. Allora, tu, Marco, non rispondi a questo, per chiedere chi è che mi sa dire questi spike qua, perché ci sono. Cioè, questo è il segnale di CF77, però vedo anche questi spike qua. Finestra usi. Diciamo che... Quelli salotto. Allora, questo è indipendente, si cambia un pelino a seconda della finestra che uso, ma diciamo che gli spike sono quelli che ci sono sempre. Questo è il waterfall e gli spike quindi, che si vedono anche se qui diciamo un po'. Non è un artefatto di elaborazione. No, non è un artefatto. È modulato il segnale. Cos'è il differenza? Quant'è? Io non riesco a leggere la scala. Un secondo. Allora, la decisione se è stata 7, se l'ascoltate. Allora, è una portante continua modulata con un'onda quadra a un Hertz. Allora, se moduli in ampiezza una portante con qualunque segnale, hai le bande laterali. Siccome il segnale che modula è un'onda a quadra a un Hertz, hai delle bande laterali spostate di un Hertz. Te la vedi aver solo le dispari? No. Allora non è modulata l'onda quadra. No, non è un'onda quadra, è un buco di 100 millisecondi ogni secondo, sì, quindi è asimmetrica. Okay. Quindi non è un'onda quadra, no. Un'onda quadra è uno aspetto solo le dispari. È un on-off. È un on-off. È un'onda rettangolare, dai. Con tutti i cycle diverso dal 50%. Sì, esatto. È perché altrimenti apparirebbero solo le dispari. Esatto. Aprirebbe 1, 3, 5, 6. Sì, è vero. È un'onda rettangolare, non quadra. Diciamo, questa qui è la DCF77, se qualcuno non l'ha mai vista, questa è vista con HDSDR, eccola qua, e qui è DCF77.499, queste sono diciamo, gli oscillatori locali del PC che non sono, e se l'ascoltate, è quella che controlla i vostri orologi. E questa è un'onda rettangolare a un Hertz che provoca quelle bande lì. Un milione di anni fa ero nella campagna inglese su un furgone dalle parti di rugby con uno che forse conoscete, che è Luciano Parmitiotti. E andavamo a caricare Rumenta su da Jones Radio e passando da rugby gli faccio: ma Luciano, le mucche di rugby come fanno? E fanno adesso non c'è più a rugby, è ad Anthorn. Sì, Anthorn. Comunque 60 kHz. Sì, vabbè, no, sì, adesso. Ed è questa. MSF, eccola. È l'MSF a 60 kHz. Io ancora diciamo che non ho implementato il controllo GPS di O, perché come che si fa? Si prende il segnale a un impulso al secondo che esce da un ricevitore
GPS, lo si manda al secondo ingresso stereo della scheda o del device audio, e poi con un software si vede di quanto erra il clock del device audio e si fa la correzione. Diciamo che attualmente ho l'antenna del GPS che non mi funziona, devo andare sul tetto perché si è ossidato un connettore, devo andare su, devo cambiare il connettore. Poi quando avrò l'antenna sul tetto del GPS che rifunziona, poi diciamo che implementerò anche questa parte qua. Per ora infatti vedete che 60 di 0, diciamo che 10, no, 103 mHz fuori, perché il clock della Behringer diciamo che non era molto esatto. E anche questa qui, siccome ha questa onda rettangolare ad un hertz, anche questa qui c'ha le bande. Tra l'altro, dove avevo io c'è un'interferenza paurosa. Ecco, se guardo i 60 kHz con HDSDR, vedo questo troiaio qua, che sono degli alimentatori switching, diciamo, ed è lì dentro quel segnale che avete visto. Diciamo che se si opera con una risoluzione di 11.44 millesimi di Hz, si tira fuori da quel bailame lì, si tira fuori il segnale MSF. Se si opera con risoluzioni inferiori, è questo troiaio qua. Tempo di acquisizione da quando lo accendi e quando inizi a vedere i dati? No, diciamo che questo dipende dalla risoluzione che ho impostato. Con questo ad esempio? Con 11 mHz, diciamo che incomincio a vedere il carrier che sì, piano piano che sale, sì, sì, dopo pochi secondi. Poi per arrivare a qualcosa di simile quanto c'è? Per arrivare a qualcosa di simile occorre un quarto d'ora. Ok, sì. Non già tanto per avere. Siamo che con 11 mHz, se voglio vederla con 44 microhertz, è altro che un quarto d'ora, ci vogliono è ore. No, vabbè, e con questa quanti campioni ottieni per questa roba qua? Io so che potrei fare il conto, ma sono sicuro, tu l'hai già fatto similmente. No, non è sì, no, beh, io l'ho fatto ma non lo ricordo. Aspetta. Aspetta, torniamo su. Giovanni, abbastanza. Just enough. Io ho bisogno di cifre. Allora, no, guarda. Allora, che 11 è un QR, è questo qui. Quindi, allora qui si parte da 2048, 4096, 8192, 16.334, 65.536 campioni. È un FFT da 65.536, 64K per dirlo volgarmente. Per cui se campione a 192.000, fai il conto, insomma, eccetera. Questa qui ve l'avevo fatto vedere, appunto, è come si vede l'MSF in mezzo al troiaio che mi arriva lì per colpa dei pannelli solari della villetta accanto alla mia, che vabbè, che non posso farci niente. Puoi sempre non dare di radiofrequenza nel modo giusto e farli scoppiare il generatore di potenza, poi lasciarli. Questa è l'RBU. Io diciamo che non ho molte informazioni su questa RBU 66.6 periodico, non ha le bande ad un hertz, quindi diciamo che non, però c'ha due bande che qui sono fuori, diciamo che non si vedono, che sono fuori scala, a meno 100 più 100 hertz. Io, 9200 o 300 sì, vabbè, comunque diciamo che c'ha una banda a 100 kHz sotto e una a 100 kHz sopra. Quindi no, è una cazzata.
10 kHz, sotto 10 kHz. 10 kHz sotto 10 Hz? No, sarà 100 Hz. No, 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 no. 67 kg saranno più o meno 100 Hz. Sì, è vero. No, siccome qua non si vede, sì, è vero, sono, sì, è vero, perché io sono andato a controllare, sì, era a 50 e a 250 Hz, sì, quindi sono 100 Hz sotto e 100 Hz sopra. Non a 200, non no, a 300, no, no, solo a 100, cioè, quindi è carrier, cioè qualcosa di sinusoidale. Cioè carrier e due bande a meno 100 e più 100 Hz. Quindi c'è una sinusoide sotto. Perché altrimenti ci sarebbero, sì, anche altri. Poi io cosa cazzo faccio? Diciamo che ho cercato delle informazioni, non le ho trovate, a parte appunto il fatto che esiste, ma a parte quello. Vabbè, comunque diciamo che questo dato è un ottimo test sulla propagazione, perché c'è ore del giorno che non si vede un cavolo, proprio vai lì che vedi solamente questo rumore di fondo, e poi se aspetti passa due ore, perché piano piano sale, allora capisci che la propagazione, e poi anche con la DCF77, con la MSF e con questa qui, se si va a risoluzioni ancora più alte, si vede che la frequenza che arriva si sposta avanti e indietro di circa 10 millesimi di Hz in più o in meno, e quelle sono le oscillazioni della ionosfera, che la ionosfera, diciamo, ha un movimento che per effetto Doppler cambia di più o meno circa 10 millesimi di Hz quello che ti arriva. Tant'è vero che se qualcuno si propone di usare l'MSF o il DCF77 come campione di frequenza, vuol dire che non è una volta, quando non c'era altro, si faceva anche. Vabbè, se non c'era altro, no, vabbè, però se ti accontenti di quella pressione lì, va bene, però devi sapere che hai quella tolleranza lì, vabbè, sì, certo. Poi altro segnale che, ecco, questa è stata una delle pochissime volte che ho ricevuto quella giapponese a 40 kg, che normalmente non si vede, e qui diciamo che l'ho beccata, ma poi ho visto che c'era The Fading, andava, diciamo che ho fatto la cattura schermo nel momento in cui era alta. Le altre robe sono lì belli fissi, non cambiano mai, per cui è roba abbastanza locale, ma questa qui vedevo che andava su e giù, quindi quella era sicuramente la JJY. Diciamo anche questa qui, vista, anche questa qui è lì in mezzo a tutto questo troiaio, per cui diciamo che quelle altre righe sono i pannelli solari. Sì, però dovrebbero essere molto larghi, perché la stabilità è una mia ipotesi, che se i pannelli solari possono essere magari un alimentatore. No, ma anche tu lo sai, i pannelli solari per funzionare sono liberi. Beh, comunque diciamo che adesso bisogna essere sensata, però si dovrebbe avere delle bande, non delle robe precise. Tutto questo troiaio, io ce l'ho 20, a 40, a 60 kg, proprio a un multiplo di 20 kg. Alcune serie, ma diciamo una volta di 2-3 a settimana, spariscono. No? Cosa potrebbe essere? Ma, diciamo, disturbi delle ADSL, di robe di quel tipo? PWM dei pannelli. Come? Il PWM dei pannelli. Ma così però, preciso? Esatto. Ma non è preciso, è largo. È largo perché a sua volta modula su 50 Hz. Sì, ma il concetto è, io mi attenderei che quelle righe non fossero così pulite. Ma un modulatore PWM parte da un clock, ha un clock RC, ma un clock. Oscilla a 20 kHz e modula PWM, e poi 50 Hz. Con questa media non dovrebbe vedere questo clock sporco. Ma tu dici che si rimane. Puoi fare il PWM col micro, qualunque micro, qualunque PIC, il più scrauso, ha il modulatore PWM incorporato, certo, e parti dal quarzo del PIC. Certo, e tu comunque tu dici
partendo da un quarzo, anche con queste risoluzioni da vedere. Ma se sta sempre acceso, che il quarzo si è stabilizzato termicamente, ormai sono 100 ore che è acceso. Per la mia curiosità, diciamo che non si muove più. Avendo l'opportunità di parlare con gente che ne mastica, ha senso fare domande. Il quarzo, diciamo che almeno secondo me, diciamo che è instabile se ha dei cambiamenti di temperatura così. Cariche così non cambia. La temperatura dopo 100, 200, 300 ore che è acceso ormai è quella. Sì, poi sai, meno male sta in ppm. Ppm 60 kHz, 60 microhertz. Sta lì. Vabbè, diciamo che comunque io, come ho detto, ogni 2-3 settimane casualmente ancora devo capire se c'è una regola, ma non ancora individuata. Poi casualmente alla sera a cena, cazzo, questa sera non c'ho gli studi a 20, 40, 60 kHz. Poi ti accorgi che il vicino è andato via di casa? No, è un test che ho fatto anche quello. La tutto questo qui è stato tutto ricevuto per mini wix. Hai provato a cambiare tipo d'antenna? Tipo la magnetica, diciamo che allora quello che ho fatto è di scollegare con il connettore dal mini whip e vedere se per caso questi disturbi erano captati dal cavo. Che ci sono solo quando il cavo è collegato alla, quindi è roba che riceve la mini whip, non è, diciamo, non sono di... Sarebbe interessante provare a usare un'antenna un altro tipo magnetica, diciamo, no? Che no, allora io ho un loop di 1,20 m di diametro, sto costruendo proprio in questi giorni, quando quei pochi giorni in cui tengo genio, quindi a Napoli sto costruendo un preamplificatore con lo schema di M0 alfa Yankee Foxtrot con due transistor 2SC5525, mi pare che sia, no, 2SC5551, che sono fra l'altro purtroppo sono dei surface mount, e vabbè, diciamo che ho trovato il sistema di saldare dei surface mount su una basetta 1000 fori, allora una cosa che racconto sempre a tutti, poi in realtà non l'ho mai provata personalmente, è usare una radio onde lunghe con la ferrite, un vecchio portatile che abbia le onde lunghe e la ferrite, e come radiogoniometro almeno capisce la direzione di arrivo, però sei in campo vicino, non sei in campo lontano, non capisci. Poi quei segnali lì molte volte sono portati via dalle condutture elettriche sotterranee, quindi te lo trovi qui, poi te lo trovi là, poi te lo trovi fuori, quindi non è così semplice. Però una radiogoniometrata, due punti a distanza di 100 metri, capisci se è prossimo o no. Sul pannello solare per fare il controllo. Allora io, diciamo che anni fa a una fiera comprai tre ferriti lunghi in questo modo, messe a triangolo, le ho tutte fasciate e ci ho fatto sopra tutto un bel avvolgimento. Potrei provare a usare quella. Fai prima che non con loop. Tanto basta che la sintonizzi ad esempio a 60 o 80 kHz. Diciamo che anche provare a non sintonizzare. Sì, fa la banda là. Vabbè, diciamo che è un test. Tanto, stai usando una whip, no? Quindi sì. Qualunque roba per definizione meglio della whip. No, certamente no. Ma una bobina così sicuramente. No, diciamo che la WIP è un sensore del campo elettrico, è un e-field probe, come dicono gli americani. No, assolutamente no. Mentre la mini WIP è il misuratore della differenza di potenziale che c'è tra l'elemento captante e la massa, che è portata dalla calza del cavo. Nel caso mio no, perché qui è portato un cavo giù che va in un picchetto in terra, comunque diciamo che è il misuratore della differenza di potenziale tra queste due cose, perché tanto è vero che hanno fatto delle prove a fare
una mini whip conosciuta in, in fibra ottica, non andava un cazzo perché c'era anche di marca il riferimento. O anche con la alimentarla con una sì, pila, sì, diciamo, con la cavo corto così non andava un cazzo. Se non hai il riferimento di massa, la mini whip non funziona. Ecco, per cui diciamo, no, perché sì. in onde corte, quando tu comunque hai la cazzo del cavo che tu blocchi con un ciò, sì, sotto, sì, così sì. Comunque va, cioè tu tiri 7 metri. Ah beh, sì, perché è la massa locale. Sì, sì, diciamo che allora il pezzo di cazza che va dal mini whip al choke, sì, fa da secondo, sì, elemento, sì, di un pseudo dipolo. E che vabbè, sì, certo. Comunque becca sempre la differenza di potenziale. Diciamo che il mini whip è un qualcosa che misura una differenza di potenziale. Sì, sì, attaccata a un diciamo che il mini whip, proprio quella base c'è, cioè un fat follower, tendenzialmente un ultra 110 che va poi che va in un emitter follower che fa sì che si adatti l'impedenza a quella del cavo, cioè. Diciamo che non la carichi, perché se vuoi misurare tensione devi non caricarla. No, non è vero, perché comunque c'hai il follower dentro, sì, l'uscita è a 50 ohm. No, sì, quello che intendo, non carichi lo stilo, l'antenna non devi caricarla, quello che fai fuori dopo sono cazzi. Esatto. No, l'antenna è alta impedenza. Sì, l'antenna ha bisogno dell'alta impedenza, sì, sì, perché sì, se deve sentire la tensione, altrimenti sentirebbe, certo, corrente. Certo. Diciamo che allora, se fai il circuito violente dell'antenna, per essere... È una resistenza che nella circuito della direzione che è un cazzo. Più una capacità molto bassa. Per essere esatti. Se devi ascoltare con una capacità molto piccola, esatto, per il parlatore capacitivo. Esatto. Guarda, e allora si mette anche nella gestione di microonde. Sì. Perché la capacità io fra l'altro ho notato dei notevoli vantaggi sostituendo l'Ultra 110, che tendenzialmente è quello che si è usato, un CP 444, sì, sì, della Crystalonix. Mitico. Antico. Che comprai il mercato a una fiera. E che cazzo, quello lì va meglio dell'Ultra, sì, 110. Perché se capacità piccola, piccolo è meglio. Certo, perché c'è il partitore da, diciamo che... l'elemento captante mi pare che sia circa 10 picofarad per metro, metro, sì. E poi c'è la capacità tra il gate e il source che fa da partitore, quindi più bassa è quella capacità lì e più segnale. Poi comunque, sì, questo, sì, vabbè, quindi diciamo, per tornare a quello che devi dire, questo qui è il troiaio che io mi trovo a 20, 40, 60, attenuato anche ad 80 kg, diciamo che... chiaramente è roba che è un multiplo di 20 kg. Vabbè. Ecco. Poi, quando il compianto di DL7NN ancora non aveva restituito il prestito che gli era stato fatto, diciamo che ho ricevuto questo segnale che non ci posso mettere la mano sul fuoco che fosse la sua trasmissione a 8270 Hz, perché diciamo, non essendo io controllato con il GPS di PDO, diciamo che però c'era questo picco che era distante solamente 45 millesimi di Hz dalla sua frequenza nominale, quindi poteva essere diciamo, il suo segnale. Questo l'ho catturato con 44.7 microhertz come risoluzione. Questo qui è quello che è venuto fuori dopo 5-6 ore, quelle 6 ore che si diceva prima, dopo circa 6 ore, diciamo, tutti questi segnali, diciamo che se li guardavi crescevano un millimetro alla volta, un millimetro alla volta, un millimetro, poi dopo circa 6 ore è arrivata questa roba qua. Io suppongo ma lui stava tra certamente c'è un beh, sai, è vero che gli amatori vorrebbero la radio che riceve i tre segnali che non sono stati trattati. No, diciamo che c'è una lista, c'è un gruppo su Google, no, su groups.io che si chiama AVLF, che in cui quelli che trasmettono, cioè sto partendo... Ma perché scopo trasmettono su questo? Che scopo era? Comunicare, mandare un bit.
ma qui vanno con la QRSS, diciamo che qui se vuoi mandare un QRSS devi avere il punto che dura 6 ore e la linea. No, diciamo che qui è un tono puro. È un tono puro che viene fatto per testare fino a dove si riesce ad arrivare. È un beacon. Però fai un byte in 2 giorni, non è così male. Fai un byte in 2 giorni. Altro bit al giorno. Diciamo che appunto. A questo punto fai prima usare il bio per pigeon. No, diciamo che il suo record è stato di 7.000 km. 8.270 Hz è stato. Poi hanno dovuto riavvolgere. Peccato che fuori di casa dell'americano c'era uno con un titolino con un quarto. Questo io non te lo so dire. Comunque. Diciamo, com'è che trasmette potenza antenna che usava? Ma diciamo che la potenza, se mi ricordo bene, lui disse che erano uno o pochi centinaia di watt del trasmettitore, poi la EIRP va a trapezzo, ma comunque l'antenna è allora era bobinona, era un'antenna, era un'antenna di tipo Marconi, sì. Quindi una L, diciamo, con quella bobina di carico che vi ho fatto vedere all'inizio, perché chiaramente doveva, diciamo, compensare la reattanza capacitiva dell'antenna estremamente corta rispetto alla lunghezza d'onda con altrettanta reattanza induttiva in modo tale. Quanti metri stimati di filo c'è dentro quella bobina? Se lo vedeva 7 km. Perché quello era dopo che aveva recuperato il cavo di cui era provato. Okay. Cosa fa le piattine quella bobina? No, questo si è fatto il piattino. No, quindi dietro andiamo, ci sono pochi fatti rispetto a quelli. No, secondo me sono sottratti i fili per evitare le autorisonanze. No, tu indietro, tu dai una pagina di. Vedi che scusa. Sono spaziate qua e là. Permetti, io sono ceccato. Anch'io sono ceccato. No, sono fili, non sono più. No, se no veniva troppo. Se vai vicino vedi la risonanza. Quando io facevo i 137 kHz avevo meno 30 di mW d'antenna, un kilowattino, un watt out. E avevo 180 kW di RF reattiva tra bobine e antenna, 6 ampere 18.000 volt. Mi ricordo che hai visto la tua bobina fatta poi è cresciuto il rovere e la moglie mi ha detto l'out out, non potevo tagliare il rovere e adesso il rovere è 14 metri dove una volta c'era l'antenna. No, diciamo che tanti se fosse hanno preso comunque anche fuoco, hanno fatto sì, gli hanno dato bene. Ma io ho fuoco alla casa, ho dato fuoco alla casa. Sì, perché perfetto colore. Sì, il primo QSO con G3 non mi ricordo più, che era un novembre, dunque Sofia è del 99, mia nonna è del 98, che avevo la nonna a casa, povera nonna alla fine, quindi era novembre del 98, primo QSO dell'Italia con l'Inghilterra, avevo 300 watt RF, non ero ancora il kilowatt, 137 kilowatt, e G3 XXN, non mettivo del genere. Comunque, per farla breve, vedo la corrente di aereo che fa tuc, 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 aveva un amperometro a filo caldo, no? In antenna, erano 2A, 3A, poi sono arrivate 6A in antenna. E quando vedi la corrente che scende, è controintuitivo, vuol dire che sono aumentate le perdite, è sceso al Q del sistema. Allora, dici, vabbè, finisco QSO, che sia quel che sia. Finisco QSO, porto a casa la cosa, e poi dico, boh, provo, metto il tasto key down, esco fuori e guardo. Il fumo usciva dai travi della casa, perché ho la casa col tetto di legno, dal legno del trave, e c'era una bacchetta di 2 metri di PVC, quello dei fagioli, verdino. Sì. Fa condensa e ha fatto 2 metri di scarica corona, è arrivata la scarica sul tetto. Teneva il filo 2 metri dalla casa. Un'altra volta ero lì che trasmettevo, vedo la corrente di aereo che fa tup tup, cazzo, cosa è successo? Mio figlio giocava a palle in cortile, è andato a prendere la palla vicino alla bobina, 18 kV. Mamma mia,
ma è effetto corona, alla fine non capita nulla, la potenza attiva non era tremenda da ammazzati, però ti scotti. Il neon si accendeva già solo con 100 watt. Mi fa un bel punto bruciato. Ecco, io mi ricordo una roba, a Trieste c'era l'antenna del terzo, che era onda media, era in un bidone piuttosto alto, c'era un periodo in cui noi prendevamo i siluri neon, quelli della luce degli aspirapoli, delle luci da trizi, e li tiravamo su quella fionda di notte, come arrivava la faceva l'arco luminoso, quindi perdeva. Vabbè, andiamo avanti, scusate. Le volte si divertiva meno quando la lucidatrice non aveva più la luce. Comunque, diciamo che vabbè, questo è quello che io suppongo, con ragionevole certezza, che fosse il segnale di RSTNN a 8270 Hz, non lo era fatto, tanto ormai lui. Oltretutto sulle uno degli ultimi raccon dove c'è la rubrica VLF, mi pare aveva detto che lui aveva aumentato anche oltre i mille watt. Ma questo non lo so, vabbè, diciamo che è possibile. Comunque questo qui è stato ricevuto diciamo circa un mese prima che lui tirasse le foglie, circa, per cui vabbè. Ok, diciamo che queste sono altre funzioni. Come si è detto, l'ultima cosa che vuoi nella vita è che mi ascolti. No, bello è che il suo trasmettitore è rimasto in funzione alcuni giorni dopo che lui era morto, quelli l'hanno spento. Vabbè. Comunque diciamo che volendo si sarebbe potuto ancora ricevere il suo segnale dopo la sua dipartita. Vabbè, queste sono altre funzioni che posso salvare diciamo su file WAV quello che arriva, in modo tale che posso poi reimmetterlo nel programma per rielaborarlo magari con una risoluzione differente. Posso fare un file di log delle magnitudini in formato CSF, in modo tale che si possa mai, magari se uno vuole, lavorare con Excel o con un altro programma di foglio elettronico. Posso mandare questi stessi dati su una porta seriale, se uno vuole divertirsi con un PIC, con un Arduino, che cosa, per fare altre cose. Posso salvare periodicamente con un periodo che decido io le schermate del vuoto, dove faccio uno screenshot tutto automatico. Puoi fare l'animazione e vedere come cresce. Ma sì, magari in accelerata, così evitiamo il traduttore. Di 6 ore fai un pixel. No, diciamo che gli dico il nome del file a cui lui poi aggiunge un suffisso che cambia per ogni cattura schermo. Il periodo che deve passare tra una cattura e la successiva. Quindi puoi fare un'animazione accelerata di come fare la roba. Vabbè, poi posso, quando ho impostato tutti i parametri, input di input, scheda di input, risoluzione, bla 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 bla, posso salvarli con un certo nome, in modo tale che quando poi vado a riusare questo programma posso richiamare tutte quelle impostazioni, in modo che non devo stare lì a reimmettere tutte le due. Posso specificare una di quattro palette per i colori del waterfall, che a seconda del tipo di segnale eccetera posso avere una diciamo delle prevalenze su un'altra. Poi posso scegliere il calcolo dell'FFT se privilegiare la risoluzione nel tempo oppure quella i frequenze nel calcolo dell'FFT. Cambia tra questi due la finestratura o cambia qualcosa nel calcolo dell'FFT? Diciamo che il calcolo dell'FFT, con il termine calcolo dell'FFT intendo anche la scelta della finestra. Quindi quello che cambia è la scelta della finestra. Quello che cambia, sì. Sì, allora tanto per capire, c'è un blocco intero, ci metti tutto. Altre cose che ancora devo implementare sono, come dicevo prima, utilizzare il segnale di un GPS per avere una precisione e una stabilità in frequenza,
posso scendere, posso aumentare la risoluzione facendo un buffer da 16 milioni di campioni, 2 alla 24esima campioni. Posso, una cosa che devo fare sicuramente perché mi hanno chiesto tante, anziché fare tutti i salvataggi nel resto di Windows, salvare il mio file. Devo scrivere la user guide, cazzo, è una cosa che veramente mi rompe i coglioni. Ma non è che provi qualche duro che lo fai scrivere. È un volontario. Fai devo scrivere a ChatGPT. Qualche duro che lo usa, che ti ha chiesto di implementare. Ok, io te lo trovo. Per scrivere la user guide devi conoscere alla perfezione come funziona. Se devo spiegare a una persona alla perfezione come funziona, faccio prima a scrivere la user guide. Certo problema. Sì, per cui sai. Poi altre disperate che gli verranno in mente, diciamo che magari un mattino che mi sveglio, aspetta, si potrebbe anche fare questa funzione. È possibilissimo. Per cui diciamo che io scriverò la user guide e rilascerò questo programma. Preferibilmente entro la fine dei tempi, prima della morte termica dell'universo, quando la entropia sarà al suo livello massimo, e lo metterò completo di source code, in modo tale che chi è curioso, e poi per compilarlo deve avere il RAD Studio che o si compra con 3 o 4 mila euro a 5,99 o 5,90 o si compra su un sito internet a 5,90 5 di te 90 da paura, sì, 5,90. Diciamo che comunque è tutto scritto in C++ con alcune routine tipo grafica prescritta io in Delphi Pascal, per cui diciamo che fortunatamente il RAD Studio riesce a combinare il C++ con il Delphi Pascal, per cui tutto sarà su questo mio sito. Ora, siccome molti di voi probabilmente si sono addormentati, allora vediamo se questo riesce a risvegliarmi. Bene. Posso spacca il gattustra. Era un rubric. Per svegliare quelli che dormono. Scimmioni compresi. Vabbè, quindi se ci sono delle domande, se no abbiamo terminato. Qualcuno vuole esporsi al pubblico ludibrio facendo delle domande?